cosa che mi avete chiesto, le grucce, quelle nuove, più fini, servono per le camicie, per gli abiti leggeri, eccetera, eccetera. Se invece avete cappotti o giacche più strutturate, si tengono quelle in legno. Mentre qui ci sono tutte le cose che ho scartato, più altre due borse dell'IKEA che sono già sotto, e tutto questo pure. La vera domanda che mi state facendo da ieri è: Turi, ma di tutti i vestiti, borse, accessori, insomma, cose che scarti, cosa ne fai? Cioè, che fine fanno? Bene, vi avevo già accennato forse gli scorsi anni come mi comportavo con le cose appunto che scarto ogni anno. Insomma, vi dico la verità, non mi piace l'idea di vendere le mie cose vecchie. Le cose che ho comprato gli anni scorsi, l'abbigliamento che ho scelto con delle collaborazioni o quello che mi è stato regalato. Quindi non ho mai venduto il mio abbigliamento o i miei accessori. So che l'idea vi potrebbe piacere perché mi scrivete: tu rivendili che noi li compriamo, ma non mi piace l'idea, anche perché in questi anni, anche se io non vi ho mai detto niente, ad alcune di voi sono arrivati dei pacchi di cose mie, ma non l'ho mai, diciamo così, pubblicitato insomma qui, ma alcune di voi hanno già ricevuto cose mie. Continuerò comunque a farlo. Non posso fare giveaway, non posso fare concorsi perché purtroppo la legge non lo permette, quindi non posso fare una cosa del genere, ma io scelgo delle persone in privato a cui mandare un po' di cose e voi siete sempre super felici. Detto questo, cosa ne faccio appunto delle cose che scarto, elimino e che mi rimangono? Sicuramente c'è mia mamma, c'è la fidanzata di mio fratello, ci sono le mie amiche che non vedono l'ora di vedere cosa possono indossare, ci sono tutti i cugini, le fidanzate dei cugini di Ricky, le zie di Ricky, la mamma di Ricky, ci sono le mie vicine di casa che sono tre ragazze adolescenti che sono felicissime quando ricevono le mie cose, e ci sono anche i pacchi che vanno a delle associazioni, quindi di beneficenza, le persone meno fortunate, le donne, mamme, ragazze meno fortunate di me. Una viene di qua e si ritrova gnomo così. Amore mio, perché sei qui sul letto a dormire? Amore, mamma mia, che bello che sei dolcissimo. Ah, vuoi pure il mio pollice? Ok, fai pure. Gnometto!